Gol in avvio, gara ordinata e concentrazione in tutte le zone del campo. Sono questi gli ingredienti con cui il Pineto sbanca il Savini di Notaresco e forse spiana la strada al Campobasso per la vittoria finale del campionato. Successo meritato per quanto visto, rossoblu col pallino del gioco, ma che spesso è risultato infruttuoso e con molti, troppi, interpreti sottotono. Padroni di casa senza Banegas, con Olcese davanti insieme a Marchionni, Palumbo e il giovane Bana. In mezzo la coppia frulla a quadro in una sfida con tantissimi ex. Pomante conferma la difesa a tre con Mesisca, Pepe e Bertolo, ma Strippolito è della quercia sugli esterni con Minnozzi, Minincleri e Romano col compito di far male a Sciba. E al quarto è proprio Minnozzi a sbloccare il match, straordinario il piazzato liftato che calcia dalla distanza e sorprende Sciba per il vantaggio pinetese. La reazione di casa non si fa attendere, con la risposta di Mercorelli in tuffo a dire di no a Marchionni, priva della mischia che però non porta gli effetti desiderati per il notaresco. Lo 0-1 rinforza il cliché della partita, Notaresco che preme, Pineto attento in chiusura e pronto alle eventuali ripartenze, come quella orchestrata al minuto 23 con Mastrippolito e Minincleri sulla sinistra e il tap-in mancato di Romano al centro dell'area di Sciba. Spazi per il Notaresco? Pochi, e allora frulla, minuto 25 costretto a provarci da distanza impossibile. Le conclusioni da lontano, come quella centrale di Palumbo, sembrano essere nella prima frazione una delle poche vie dei rossoblu per affacciarsi dalle parti di Mercorelli. È ancora un piazzato di Minnozzi al 44esimo a mettere i brividi al Notaresco. Stavolta la battuta non è direttamente in porta, ma la sventagliata quasi trova Romano sul secondo palo, libero di colpire. La migliore occasione per l'11 di Epifani al 46esimo, ma Marchionni spara alto un servizio morbido di frulla al centro dell'area. Tutt'altro Notaresco in avvio di ripresa, almeno così pare. La pressione rosso-blu sale, ma sarà così solamente per qualche giro di lancette. È ancora Minnozzi, infatti, minuto 52, a sfruttare la sgroppata di Romano, concludendo alto col destro. L'autore del gol biancazzurro, Claudicante, lascia il posto a Ciarcelluti. Epifani sceglie Mancini e Blando per Bana e Palumbo e provare a ribaltare l'inerzia della gara. Ed è incredibile, però, la doppia chance ospite del 60esimo. Sul corner di Minincleri, Romano prima e Mesisca poi, non riesce, questione di centimetri, a trovare lo spiraglio per lo 0-2. Il Notaresco molla gli ormeggi e Dos Santos prende il posto di Frulla, Galeano quello di Minincleri sul fronte opposto. I rossoblu si rivedono al 68esimo, traversone di Sorrini, Occese sale ma colpisce male. E quando al 73esimo a quadro si presenta la battuta della punizione dal limite, si capisce che proprio non è giornata. Così come quando Olcese preferisce il controllo aereo invece della battuta volante su invito di Dos Santos. La gara di Galeano finisce a 2 dal 90esimo perché l'uruguagio rimedia due gialli in 21 giri di lancette e lascia il Pineto in inferiorità numerica, risistemandosi con un 5-3-1 e con Bubà, entrato per Romano, unico riferimento avanzato. Ultimo squillo, senza costrutto, il mancino di Blando, debole al lato, che certifica il blitz del Pineto, che in tre giorni perde con la prima e vince con la seconda della classe, rilancia le sue chance di rimonta e contestualmente forse decide anche il campionato. Mister Marco Pomante, un successo qui a Notaresco con un gol in avvio, poi però abbiamo visto nei restanti 86 minuti una grandissima organizzazione sul piano difensivo, avete anche provato a rendere la vita difficile al Notaresco, tutto sommato possiamo dire una vittoria meritata. Sì, per il sacrificio messo in campo sì, perché come hai detto tu siamo andati in vantaggio dopo pochi minuti, poi abbiamo pensato a difendere il risultato e abbiamo difeso bene, abbiamo chiuso bene i spazi, è normale, abbiamo sofferto perché di fronte avevamo una grossa squadra che si sta giocando il campionato con il Campobasso, quindi ci sta a soffrire il Notaresco. Però forse dovevamo essere un po' più lucidi nel riconquista palla, nell'uscire bene palla al piede, invece ci siamo fatti prendere ogni tanto un po' dalla frenesia, però alla fine abbiamo sofferto il giusto e penso che la vittoria sia meritata. Insomma, questa rimonta del Notaresco, questi continui recuperi, per il momento stanno andando abbastanza bene, sei soddisfatto? Sì, anche perché è normale un po', anche oggi si è visto l'ultimo quarto d'ora, un po' la fatica. C'era, la squadra fisicamente un po' è calata, ma è normale, abbiamo fatto non so quante partite di fila, sinceramente neanche mi ricordo. Lo dico sempre, noi ormai è due mesi che sappiamo il nostro futuro, il nostro campionato qual è, ci sta soffrire queste partite, ma soprattutto perché di fronte abbiamo una grande squadra che sinceramente una volta subito il gol ci ha messo sotto, però abbiamo difeso, ma abbiamo difeso come detto tu con ordine, e sinceramente loro
non so quante occasioni hanno avuto, però alla fine è il risultato giusto. Mister, prima di entrare nel merito della partita avremo modo, ti chiedo in maniera secca, dopo questa battuta d'arresto, ci credi ancora alla vittoria di questo campionato? Certamente, certamente. È un'aria un po' che sento in giro, che ogni volta che facciamo un passo falso ci viene domandato se ci crediamo. Noi stiamo facendo un grande campionato. E non l'ho detto mai, abbiamo avuto degli infortuni gravi dall'inizio, clamorosi. Oggi non c'avevamo ancora Banega, si è giocato Ivan Speranza con l'infiltrazione. E questo è un gruppo straordinario. E noi ci crediamo, ci lotteremo fino alla fine, perché lo dice il campionato, che ci mancano ancora tantissime partite, 8 partite, un'infinità, specialmente in questo campionato dove si possono perdere punti con tutti. Quindi abbiamo perso, secondo me, immediatamente. E in una partita dove abbiamo preso gol dopo 4 minuti su un calcio di punizione da 30 metri, dove ha trovato il gol della domenica, oggi è mercoledì, il gol del mercoledì. Credo che loro si sono difesi per 80 minuti nel loro metà campo, hanno finito 5-4-1. E non ci scordiamo che incontravamo il Pineto, che è una squadra che era partita per vincere il campionato, e poi il mercato si è rinforzato fortemente, quindi scardinarli non è stato semplice, però abbiamo fatto una grande partita, abbiamo cercato in tutte le maniere, ci siamo cambiati, abbiamo messo 2 punti. Credo che questa squadra oggi non gli posso rimproverare niente, facciamo gol con Marchionni il primo tempo 1-1, magari cambia, e il secondo tempo abbiamo avuto predominio assoluto e abbiamo avuto quelle 2 o 3 occasioni dove potevamo pareggiare, poi la partita cambia, perché poi l'inerzia può cambiare, però non rimane una partita dispiacere di averla persa, però andiamo avanti, fa parte di questo campionato e ci prepariamo per domenica a fare un'altra grande partita.